Buongiorno a tutti e bentornati su Gaming Galaxy. Come ogni lunedì arriva il video della settimana e quindi come ogni lunedì vi ricordo di iscrivervi al canale se non lo avete già fatto e di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle novità dei titoli che seguiamo. Bene, oggi parliamo sempre di Monster Hunter World Iceborne, oggi guida sulle terre guida. Come farmarle, come funzionano, che cosa sono le terre guida. Ho notato che le terre guida sono un po' questa chimera che in molti non sanno più o meno bene come funzionano e quindi sono qui giustamente per spiegarlo. In realtà trovate parecchie guide su YouTube, io sono l'ultimo degli stronzi come al solito che porta le guide, ma questo è perché sono un giocatore da PC e ci ho messo un po' per arrivare alle terre guida in realtà a capire per bene come funzionino e quindi vi porto la spiegazione di come vanno, ma soprattutto vi porto la spiegazione di come farmare una terra guida al suo massimo livello in circa 30-35 minuti 40. Quindi iniziamo. Le terre guida, dove le trovo, come funzionano? Ebbene, le terre guida le sbloccate naturalmente alla fine di Iceborne. Quando uccidete il bestione roccioso o il bestione Super Saiyan, come lo chiamo io, vi verrà assegnata un'altra missione del bellissimo Ner Gigante e una volta sconfitto lui, verrete ovviamente portati qua nelle terre guida. Le terre guida sono questa bellissima versione in cui ci sono tutti e quattro i biomi, quindi la foresta antica, il bioma corallino, il putrefatto e le guglie selvagge, in cui noi, come vedete dalla mappa, abbiamo dei mostri casuali, randomici, all'interno di questi biomi. Ovviamente, come potete vedere nella mappa, io ve l'ho aperta, i miei biomi sono a livello 5 bloccati, questo perché mi manca il GM per poterli far salire al 6, ma comunque sia possiamo far salire per esempio il bioma del livello delle guglie e del livello putrefatto. Come funziona? Ebbene, una volta che noi siamo arrivati in queste bellissime terre guida, possiamo andare a costruirci il nostro livello bioma uccidendo i mostri, andando a farmare in giro per la mappa tutto quello che vediamo, quindi tutto quello che vedete, andare a trovare le varie impronte dei mostri che magari ci servono, in questo caso ci vengono anche date delle taglie ulteriori se noi andiamo a prendere i mostri, e chiaramente per ogni mostro che noi andremo ad uccidere, questo mostro ci darà del punteggio che sono del bioma che a noi magari ci interessa. Ma come facciamo a sapere che mostro è dedicato al proprio bioma? Beh, sulla mappa, poco fa, come vi ho fatto vedere, ci sono dei simbolini. Questo qua, ovviamente, è il simbolino della barriera corallina. Questo è il simbolo del putrefatto. E questo è, per esempio, il simbolo delle guglie selvagge. Di conseguenza, se io vado ad uccidere in questo momento Lodogaron, prendo punti per la corallina, il bioma della corallina. Che cosa serve? Però, a che cosa servono questi biomi? Beh, più noi abbiamo alto un bioma, più è probabile che da quel bioma escano dei mostri molto più forti. In questo caso io, avendo al 5 sia il livello della foresta che il livello corallino, a me escono praticamente costantemente i draghi anziani. Quindi mostri molto molto più forti e che magari servono per fare le build. O, ancora meglio, se noi superiamo il livello 5 e entriamo nel livello 6 del bioma, che cosa succede? Succede che nei 4 biomi spunta un mostro unico, che esiste solo ed esclusivamente dal livello 6 in su di quel determinato bioma, e sono il Golden Ratian, il Silver Rathalos, il Tigrex Brutale e il Garuga Sfregiato. Questi 4 mostri non li troverete da nessun'altra parte e li potrete trovare solo ed esclusivamente una volta che avrete raggiunto il bioma di livello 6 o superiore che vi interessa. Ebbene, questa era la spiegazione generale di quello che sono le terre guida. In pratica è una lunga spedizione in cui possiamo distruggere mostri o farmare quello che ci pare e piace. Un'altra piccola chicca che magari non tutti sanno perché non hanno avuto la spiegazione è che se noi siamo il leader della spedizione e andiamo a parlare con la Kevin della situazione, questa è una citazione per chi ha guardato Final Space, io la odio costantemente sta scema, possiamo andare ad attirare, ok, dei mostri
chiaramente noi possiamo andare ad attirare dei mostri che ci consentono di far alzare un determinato bioma direttamente. Quindi noi vogliamo, che ne so io, uccidere il Kuluyaku? Perfetto. Noi attireremo il Kuluyaku che ci darà punti per le terre guida, ok, delle guglie selvagge, e a quel punto, andando ad uccidere il Kuluyaku nelle guglie selvagge, tornando all'accampamento, noi possiamo tranquillamente dire termina la spedizione e questa bellissima Kevin della situazione ci darà, basta dire termina, ottieni le ricompense, ci darà dei punti che ovviamente adesso io non ho perché sono appena entrato, ci darà dei punti delle terre guida, competenze dei gadget, eccetera eccetera. Una volta ucciso il mostro noi potremmo attirarne un altro. In questo caso mi si è attivata, come potete vedere io posso attirare il Kuluyaku che mi dice che è del bioma delle guglie. Pukei Pukei per esempio ha due biomi, quindi se noi andremo ad uccidere il Pukei Pukei alzeremo la foresta e le guglie assieme. Barrot guglie, foresta, potete scegliere veramente tutti i mostri che voi volete. Chiaramente, e lo ripeto chiaramente, voi prima di poter attirare il mostro dovete trovarlo, quindi andare in giro nella mappa e sconfiggere questo determinato mostro, e a quel punto e solo a quel punto potrete attirarlo a voi. Bene, questa era la spiegazione generale di come funzionano le terre guida. Bene, 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 voi direte, sì, ok, ma come le farmo? Cioè, devo stare dentro ore e ore della mia vita? No, in realtà c'è un trucco. C'è un trucco schifosissimo che sfortunatamente il vostro carissimo Shark ha trovato in giro per il web. In realtà è un trucco abbastanza conosciuto dai ragazzi che giocano su console, ma noi ovviamente su PC siamo gli ultimi degli stronzi, come al solito. Siamo persone tristi, arriviamo mesi e mesi dopo e ci tocca imparare le cose più in fretta. Ebbene, il trucco per farmare le terre guida. Rullo di tamburi, è una cagata. Perfetto, quando siete arrivati nelle terre guida voi andrete nella vostra capannettina indiana, andrete nella vostra cassa equipaggiamento, organizza oggetti, chiaramente io ho sbagliato anche tasto, organizza oggetti, io ho già chiaramente il set pronto e niente, dovrete portarvi dietro queste bellissime cose. Quindi, a parte i vari talismani della difesa, bla bla bla, forza, che io mi porto dietro sempre perché... non lo so, mi piace così, in realtà non servono, potete ignorare anche questi quattro. I fondamentali sono questi qua. Quindi, una trappola scossa, una trappola intrappolatore, una rete, due intrappolatori e 10 insetti elettrici. Questo perché? Perché voi potrete farmare in 35 minuti, 40 più o meno, in base se siete in 2 o in 4, un determinato bioma da livello 1 a livello 7, ripeto, da livello 1 a livello 7, facendo questa semplicissima cosa. Io attiro il mostro che voglio, quindi attiro il mostro che voglio, per esempio dai, dammi un Kuluyaku, saltiamo il filmatino che non serve a niente, tra poco arriverà il Kuluyaku, vi faccio saltare questa parte e ci vediamo direttamente al Kuluyaku. Eccoci arrivati al Kuluyaku, noi scenderemo da questo bellissimo coso, il Kuluyaku ovviamente non ci caga di striscio, manca a morire, ma potremmo iniziare a fare così. Creazione, trappola scossa, sì. Dici, oh no, il Kuluyaku si è ripreso, trappola scossa, preso di nuovo, creazioni, trappola scossa. Oh no, il Kuluyaku ci vuole rompere le balle. Trappola scossa. Non ne abbiamo più, chiaramente, per ovvi motivi. Finisce la trappola scossa. Mettiamo giù il nostro bellissimo intrappolatore. Chiaramente dovete essere in due o in quattro a fare questo gioco. Quindi uno mette giù la trappola scossa, la ricrea, la mette giù l'altro, la ricrea, la mette giù l'altro, la ricrea, la mette giù l'altro. E per ogni trappola scossa ci vengono dati, per ogni trappola che noi mettiamo al mostro ci vengono dati 25 punti. Tornando al nostro bellissimo accampamento, quindi torniamo al nostro bellissimo accampamento. Andando dalla nostra bellissima signorina, che dici, oh signorina, termina, ottieni le ricompense, noi non faremo altro che aumentare il livello bioma gratuitamente. Pensate in quattro. Sono
25x4x4. Quindi sono un botto di punti e in circa una mezz'oretta di oggetti che sinceramente potete farmare in due o tre spedizioni quanti ne volete, portate il vostro livello a quello che volete e di conseguenza trovate tutti i mostri che vi interessano. Bene, spero di essere stato veramente veramente utile e niente. Per Monster Hunter attualmente finisce qua. Il video è finito, vi ricordo di seguirci su Mixer durante la settimana, trovate il link in descrizione e vi saluto con il solito GG a tutti quanti.